In diretta abbiamo molti temi di cui discutere questa sera e quello dell'energia, come sapete, è tra i principali, ma c'è una grande esclusiva in apertura. Voglio salutare e ringraziare subito il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, collegato con noi. Buonasera Letta. Buonasera, buonasera a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Guardi, ho molte cose da chiederle, so che abbiamo pochissimo tempo, lei è impiegato in una lunga giornata in Veneto e ha incontrato anche alcuni imprenditori. Guardi, io comincio proprio da questo, perché lei sa che qui c'è una preoccupazione forte, lo è per le famiglie, quando diciamo e parliamo di razionare il riscaldamento, qualcuno l'ha già fatto perché quella bolletta non la può pagare, quindi aveva ridotto, così farà probabilmente con il condizionatore. A quegli imprenditori lì, segretario, cosa diciamo? No, noi diciamo innanzitutto che c'è bisogno di intervenire. E quello che noi stiamo chiedendo al governo, oggi è una giornata importante perché ci sarà un Consiglio dei Ministri che dovrebbe intervenire su questi temi, bisogna intervenire per mettere sia un tetto al prezzo del gas, questa scelta va fatta a livello europeo e a livello nazionale, e poi c'è bisogno con un assegno energia di ridare alle imprese e alle famiglie una parte significativa di quegli aumenti che oggi non si reggono, che non si possono reggere. Il discorso del risparmio energetico lo metto a parte perché secondo me bisogna andare verso una strategia di risparmio energetico, ma ci si dovrebbe andare comunque a prescindere, anche se la Russia non avesse invaso l'Ucraina, nel senso che il futuro è un futuro nel quale noi terremo se saremo in grado di avere un diverso consumo dell'energia, se saremo in grado per esempio di ristrutturare le nostre abitazioni, le aziende, in modo tale che si consumi meno energia, se passeremo all'elettrico, tante cose che sono comunque necessarie e che vanno accelerate in questo senso. Senta, segretario, in questi anni ha sbagliato la politica, forse poco sensibile anche sul tema delle rinnovabili, che diciamo sempre non basterebbero comunque per la sovranità energetica, come la vogliamo definire, nel nostro paese. Ha sbagliato la politica, ha sbagliato un tipo di ambientalismo troppo spinto. Lei che spiegazione si darebbe? Ma la verità è che noi abbiamo purtroppo in Italia fatto l'errore di considerare che era meglio affidarsi ai costi bassi e sicuri del gas che ci veniva fornito dalla Russia, sapendo che quello era la cosa più semplice da fare. Errore drammatico perché ci siamo messi nelle mani di un'unica fonte di energia e di un unico approvvigionatore. Oggi ci siamo resi conto di questo errore. E l'altro grande errore è non aver capito che bisogna essere molto più rapidi nelle autorizzazioni, e quindi il tema delle autorizzazioni delle rinnovabili è un altro dei temi che noi oggi mettiamo al centro dell'attenzione, e questo è molto ambientalista quello che le sto dicendo, è molto pro sostenibilità, risparmio energetico da una parte e da un'altra parte il tema dell'autorizzazione degli impianti rinnovabili. Ce ne sono tantissimi che sono pronti e che però non sono autorizzati, non vengono autorizzati. È la cosa che con più forza noi chiediamo al governo: via libera, facciamo gli impianti, perché facendoli si riesce finalmente ad avere quella indipendenza energetica che è fondamentale. Segretario, approfitto del sottofondo sonoro anche, però guardi che qui nelle scorse settimane sono stati tra i primi gli imprenditori a dire: siamo stati costretti ad abbattere alcuni capi, cioè le mucche magari che sono dietro di lei, che significa vita per queste imprese, perché mancava cosa dar loro da mangiare, no? Anche in virtù purtroppo di questa guerra. Che ne pensa? Sì, purtroppo l'altro grande capitolo è quello alimentare, il capitolo legato al fatto che la Russia e soprattutto l'Ucraina sono di fatto il grande approvvigionatore di cereali dell'intero continente europeo e non solo. Basta vedere il dramma che sta accadendo in Africa in questo periodo, con tutta la difficoltà che conosciamo. Quindi io penso che anche su questo sia necessario sapere che la vicenda bellica in corso sta creando dei danni terrificanti. È un motivo in più per noi per spingere verso la pace, per chiedere che l'Europa unita sia in grado di condizionare le scelte della Russia, di bloccare l'invasione e di riportarci in una logica di pace che è l'unica dalla quale possiamo poi tornare ad avere condizioni che siano gestibili, non questa situazione totalmente ingestibile. Però ecco, divido le cose: da una parte questi scenari macro,
però dall'altra parte c'è anche l'altra grande questione, che è la questione legata per l'appunto a come essere in grado di dare alle imprese subito quei ristori, quelle compensazioni che sono fondamentali, cosa che a partire dal Consiglio dei Ministri di oggi avverrà. Allora, segretario, so che ho pochissimo tempo ancora, approfittando di questa sua visita in Veneto e l'incontro anche con alcuni imprenditori come in questo momento in un'azienda agricola. Noi questa sera abbiamo un sondaggio, giusto mandare le armi in Ucraina, proprio per intercettare anche qual è l'opinione dei cittadini di queste regioni del nord-est, e so che questo crea anche, diciamo, un confronto interno a lei stesso, perché lo ha ammesso. Che si fa arrivati a questo punto? Perché il rischio che invece si procrastini ulteriormente questo conflitto, cioè l'alternativa però qual è? No? Mica li si può lasciare da soli. Che si fa? Guardi, molto semplicemente esiste un popolo che voleva la sua autodeterminazione e che non voleva, cioè, stare sotto un invasore che è quello russo. Questo popolo è sotto invasione, è un popolo che vuole l'Europa, che vuole la libertà e vuole la democrazia. Se noi in questo momento dicessimo agli ucraini fatti vostri, arrendetevi, io credo che daremmo un segno che i valori che sono alla base della nostra civiltà li abbiamo buttati tutti dentro lo scarico, e io non credo che nessuno di noi voglia fare una cosa di questo genere, ma per un motivo anche molto semplice: non esiste una via di mezzo, cioè non è vero quello che pensava Putin pensava: adesso arrivo, li libero da questo Zelensky e tutti vogliono venire con me. Nessun ucraino vuole andare sotto la Russia, nessun ucraino vuole andare sotto la Russia. Credo che questo sia quello che è venuto fuori in questi giorni. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il segretario Ricoletta per approfittare almeno ancora di due flash. Allora, siamo riusciti a ripristinare il collegamento col segretario Enrico Letta. Quello che le volevo chiedere in finale: si è arrabbiato molto per questa intervista a Lavrov, lei ha detto un'onta per l'Italia, il ministro degli esteri russo ieri sera intervistato, chiaramente ha raccontato la sua versione, propaganda di quello che è successo. Che la storia non finisca qui, cosa intende? Ci vorrebbero delle sanzioni, un intervento per questa intervista? Che cosa immagina? Questa non è quella non è stata un'intervista. Quella che stiamo facendo io e lei è un'intervista. Domande, risposte. Se io dico una bestialità adesso, lei mi interrompe e giustamente dice la sua, dice che sto dicendo una cosa non vera. Lì è stata incredibile invece quella vicenda lì, con quel finale, addirittura di invito a buon lavoro a ministro Lavrov. Insomma, siamo oltre l'immaginabile. Ci sono delle regole europee che ci siamo dati, delle regole nazionali che impediscono questa forma di propaganda, alla quale purtroppo Rete4 si è prestata ignobilmente. Quindi io penso che questa vicenda non debba finire qui, credo che il COPASIR debba intervenire, credo che la Commissione parlamentare debba intervenire. È una vicenda che non può terminare qui. A livello europeo in queste ore stanno tutti chiedendosi: ma l'Italia dove sta? Con chi sta l'Italia? È sempre la solita fama del nostro paese che alla fine nei momenti del dunque fa giravolte, non è mai affidabile. Io credo che dobbiamo fare di tutto per evitare una cosa di questo genere, per evitare di dare un messaggio, un'immagine dell'Italia così pessima. Senta, onorevole, le chiedo l'ultima cosa veramente, un'altra cosa che aspetta il Veneto ormai da più di 4 anni, che è l'autonomia. E Andrea Martella, il segretario PD Veneto, insieme alla squadra, con Giacomo Possamai, insomma un po' tutto il PD, ha presentato la propria proposta. La mia domanda è: il PD ci crede a Roma? Cioè, la preoccupazione è che poi manchino là, no, i sostegni. No, guardi, la tesi nazionale che noi abbiamo sempre avuto è questa, che l'autonomia non deve essere l'applicazione di quella tesi salviniana del prima i veneti, prima i napoletani. L'altro giorno ero a Napoli per la campagna elettorale che c'è anche lì nei comuni attorno, e ho rivisto lo slogan della lista della Lega a Napoli. Lo slogan della lista della Lega a Napoli era prima i napoletani. La logica della prima i napoletani a Napoli contro prima i veneti in Veneto è una logica sbagliata, è una logica di autonomia rivendicativa che è contro gli altri, contro i vicini, contro il sud. Non è così che si risolve. La proposta che hanno presentato, come le ha detto Martella, Possamai,
tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico Veneto è supportato a livello nazionale, è una proposta che è di cooperazione, non di rivendicazione, e soprattutto è finalizzata, come lei sa, è fatta di 7 punti, non è a tutto campo, perché ci sono alcuni punti su quali l'autonomia può funzionare, altri punti è semplicemente propaganda, cioè fare propaganda contro Roma. Ma quante sono decenni che qui in Veneto la gente sente la stessa solfa della propaganda contro Roma? E francamente non è che io abbia da difendere Roma, non c'entro niente con Roma. Il tema di fondo è che questa logica rivendicativa non funziona, è un modo per buttare la palla in corner, è un modo per non risolvere i problemi vanno invece risolti. La nostra proposta sull'autonomia crediamo sia quella giusta. Grazie al segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Grazie, buonasera. Grazie per essere stato con noi. Pochi istanti, adesso vediamo un servizio e vi presento gli ospiti che saranno con noi questa sera. Tra poco. È un progetto che parlerà di sanità, ma non solo. Sarà una visione innovativa del futuro e sarà, diciamo, la ciliegina sulla torta, io spero, per iniziare un nuovo corso per pensare al futuro, dopo che presenteremo il progetto con i sacri crismi e si capirà di cosa si tratta. Ovviamente questo è il PNRR del Veneto, definito proprio su misura, un abito su misura per i veneti. Parlerà di sanità, ma non solo, il cuore del PNRR Veneto. Lo stesso presidente della regione Luca Zaia a Treviso per la presentazione di un nuovo centro per il trapianto del midollo osseo lo ha definito un progetto bandiera. Fa parte del progetto, diciamo, qualificante di ogni regione, e ogni regione presenta il suo. C'è chi ha presentato il centro di calcolo, scusami, altri hanno presentato altre iniziative, noi abbiamo qualcosa che consideriamo veramente strategico, innovativo e forse anche spiazzante per chi non si aspetta una roba così. Non si sbottona di più. Assolutamente no, perché merita una presentazione fatta bene. L'annuncio arriva dopo giorni infuocati sul tema della sanità pubblica territoriale, carenza di medici innanzitutto, dovuta anche a stipendi troppo bassi. Su questo Zaia vuole fare chiarezza con la premessa che il contratto è nazionale e che va rivisto al rialzo. La verità è che se tu confronti i 2.000 euro in più della Calabria rispetto ai 2.000 euro in meno del Veneto, dovresti anche dire che in Calabria, piuttosto che in altre regioni, si pagano le addizionali IRPEF, per cui in quello stipendio del medico se sono almeno 1.000-1.500 euro di addizionale IRPEF da togliere, che in Veneto non si tolgono. Questione sanitaria che resta in tutta la sua complessità, anche perché la pandemia non è finita. Finite semmai, seppure in parte, sono le restrizioni, green pass e mascherine, e qui Zaia mantiene la linea degli ultimi 2 anni. Non è vietato fare il bagno in mare, ma a gennaio non ci vai perché ti prendi una polmonite. Anche qui non è obbligatorio portare la mascherina in moltissime occasioni, ma se vedi che c'è un assembramento e che pensi che ci possa essere un minimo di rischio, ti metti la mascherina. Appello al buonsenso, quindi, con tanto di avvertenza. Rispettiamo la posizione di ognuno, ma che adesso non parti la battaglia di quelli che non portano la mascherina contro quelli che la portano, o di quelli che la portano o che non la portano, perché non abbiamo bisogno ancora di conflitti sociali. Questo ve lo voglio sottolineare, perché comincio a vedere anche in rete che c'è la caccia a chi porta la mascherina o la caccia a chi non la porta, non lo trovo corretto. Cioè, la nostra libertà finisce dove inizia quella del nostro vicino, punto, e viceversa. Allora, torniamo in onda e appena possibile saluto e ringrazio Renato Capoi e Simone Merlo in regia. Sentiamo anche la diretta della conferenza stampa che sta tenendo in questo momento il ministro Draghi con alcuni ministri. Ha parlato il presidente del Consiglio, ha parlato Giorgetti, ha parlato Cingolani, sta parlando il ministro dell'Economia Daniele Franco. Il tema è quello del cosiddetto decreto legge aiuti e che ci interessa molto, perché sono ulteriori 14 miliardi 200 euro una tantum a chi è sotto i 35.000 euro, e si parla di pensionati e famiglie più bisognose, ulteriore stanziamento per le imprese, le più energivore potranno avere fino alla copertura del 90% degli aumenti sin qui registrati, anche delle materie prime. Pensate a quanti casi abbiamo raccontato in queste settimane, pensate alle cartiere chiuse, pensate alle acciaierie, insomma tutto quello che abbiamo raccontato. Ancora un intervento sul taglio delle accise benzina e gasolio per altri 2 mesi, per 3 mesi il sostegno alle famiglie più bisognose, quei 5,2 milioni di cui più volte abbiamo parlato. Ha ricordato poi anche i dati storici sull'occupazione a marzo, è un paradosso, però è così.
e dei 122.000 nuovi occupati, 103.000 sono a tempo indeterminato, 19.000 invece a tempo determinato, una disoccupazione scesa all'8,3%, siamo oltre il 60% invece per quanto riguarda l'occupazione, è un dato storico il più alto da quando c'è questa registrazione delle medie. Insomma, cozza con quello che forse viviamo e sentiamo un po' tutti, questi però sono i dati. Saluto e ringrazio i miei ospiti, a cominciare da Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega, buonasera, ben trovato. Buonasera. Luigi Lazzaro, presidente Legambiente del Veneto, ben trovato. Buonasera, grazie. Collegato, ho visto, Raffaele Speranzon, consigliere regionale Fratelli d'Italia, credo particolarmente galvanizzato da un weekend a Milano, giusto? Sì, buonasera, sì, particolarmente galvanizzato. E quel discorso finale di Giorgia Meloni, insomma tutto quello di cui avete parlato in questi giorni. Voglio però cominciare da Sandonà, ha sentito Enrico Letta, un'esclusiva poco fa, di Ring, parlare di autonomia. Non è quella di Zaia e Salvini, ma è la nostra autonomia, diciamo, la vogliamo portare avanti, la si deve fare con la ricetta del Partito Democratico, che è un po' più legato a una trattativa da fare, non un muro contro muro, un primo a qualcuno rispetto ad altri. Che dice? Dico quello che abbiamo detto quando abbiamo visto questa proposta un po' così, abbastanza ci ha lasciato sorpresi, delle sette materie, io le chiamerei sottomaterie, perché è giusto chiamarle cose con il suo nome, cioè le materie chiaramente non riguardano la sanità, non riguarda la scuola, non riguardano, diciamo, le materie fondamentali di quelle che sono le richieste del Veneto, peraltro le materie sono quelle previste dagli articoli della Costituzione, quindi non capiamo questo rilancio al ribasso, ma non ribasso di poco, al ribasso veramente di tanto, che questo vuol dire sinceramente affossare definitivamente la proposta del Veneto, che poi riguardava anche la questione fiscale, riguardava anche il fatto che possiamo trattenere una parte anche delle risorse che versiamo allo Stato, e sappiamo che il Veneto versa oltre 15 miliardi di euro all'anno a Roma, e di questo forse Letta non gli viene in mente questo, ma del resto abbiamo sentito dal tono dell'intervista di Letta che a Letta dell'autonomia gli interessa veramente molto poco. Allora, magari Speranzone anche su questo, intanto vi ricordo il sondaggio guerra in Ucraina, giusto inviare le armi, è un dibattito molto acceso, sono più di 2000 telefonate oggi al sondaggio di Ring, e ricordo ancora due aspetti, ma adesso sentiremo, anzi se riusciamo facciamo sentire Draghi proprio qualche battuta. C'è un mini taglio del cuneo fiscale, quante volte ne abbiamo parlato in questi anni, cioè il costo del lavoro è una cosa minima, sono 800 milioni di euro, quindi un po' più di soldini in busta paga per i lavoratori, e poi snellito l'iter autorizzativo, cioè per avere i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche, quindi in 120 giorni massimo deve arrivare l'autorizzazione. Sentiamo Draghi un flash, poi andiamo alla Speranzon. Ce l'hai l'audio? Dimmi. Ah, ecco, è colpa mia, vediamo. Niente, adesso parla Diane Cronus. C'è una nuova domanda, vediamo se è interessante anche per noi. Buonasera. Buonasera. Io mi scosto un po' dal tema del giorno, perché l'intervista del ministro degli esteri russi Lavrov ha generato un terremoto, quindi non posso esimermi dal chiederle innanzitutto un commento sulle parole del responsabile degli esteri, sia per quanto riguarda la posizione italiana sul conflitto in Ucraina, sia per quanto riguarda questo paragone tra Zelensky e Hitler, e poi il suo parere sull'opportunità di questa intervista, perché riguardo a questo anche la sua maggioranza è un po' divisa, e sono giorni comunque che si parla del rischio che la televisione italiana dia voce alla propaganda russa. La ringrazio. Grazie. Ma prima di tutto parliamo di un paese, l'Italia, dove c'è libertà di espressione. Quindi partiamo da questo fatto: il ministro Lavrov appartiene a un paese dove non c'è libertà di espressione. Questo paese permette dunque di esprimere le proprie opinioni liberamente, anche quando sono palesemente false, aberranti. Quindi il mio giudizio su questo è quello che il ministro Lavrov ha detto è aberrante. Per quanto riguarda la parte poi riferita
a Hitler e il fatto che Hitler era ebreo, quella è veramente oscena, quella parte lì. E terzo, la televisione quindi trasmette liberamente queste opinioni. Lei ha parlato di intervista, però in realtà è stato un comizio. Quindi la domanda che ci si deve chiedere è se si deve accettare di invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio per un periodo di tempo, quindi non è un'intervista di un minuto o due, senza nessun contraddittorio. Beh, non è granché, eh? Non è granché professionalmente, fa venire in mente strane idee, non è granché. Corriere della Sera, Monica Guerzoni. Renato, torniamo pure in studio. Allora, abbiamo beccato il punto Presidente giusto, Draghi. Perché anche di questo vorrei parlare stasera. E ne approfitto, Speranzon, lei che ne pensa? Io vi posso dire solo quello che dico da giornalista, che è un colpo che forse tanti avrebbero voluto fare, cioè è un'intervista in un'esclusiva europea e francamente noi siamo in un paese in cui le cose si possono dire in un senso o nell'altro, poi ognuno si forma la sua opinione, è chiaro che avrebbe fatto propaganda per la Russia, è chiaro che alcune cose sarebbero state, ha definito il Presidente del Consiglio aberrante, oscena quella definizione, quell'accostamento Hitler-Zelensky, e non è un granché anche professionalmente, non è un'intervista, è un comizio. È chiaro che ci doveva essere un dialogo, diciamo, un intervento anche da parte del collega, probabilmente c'erano delle regole di ingaggio molto difficili, questo lo posso comprendere, però è un colpo che da professionista, da giornalista, forse tutti e molti avrebbero voluto fare, con domande differenti, con un confronto differente, su quello non c'è alcun dubbio. Scusi Speranzon, prego. Ma guardi, io allora condivido diciamo, le affermazioni di Draghi nella definizione, insomma, degli accostamenti fatti da Lavrov durante questa intervista, per cui sono d'accordo con lui che è inaccettabile quello che dice. Dopodiché io personalmente invece sono favorevole al fatto che ciascuno possa esprimere le proprie idee, perché poi l'opinione pubblica e il pluralismo sono il sale anche di una democrazia, e quindi all'interno delle posizioni, anche quelle più diverse dalle mie, posso trovare anche spunti per rafforzare la mia di opinione, e quindi a me fa piacere, insomma, che ci siano anche voci distoniche e che non ci sia una voce unica, perché queste ci consentono di poter dire che noi siamo davvero in una democrazia che non censura, che ovviamente ascolta, valuta e quando è necessario anche condanna, quando le parole sono, le riteniamo inaccettabili, o i contenuti li consideriamo inaccettabili. Però il fatto di poterle esprimere, le posizioni, ritengo che sia una dimostrazione di maturità, e dimostra anche che viviamo appunto in un paese nel quale c'è una libertà di espressione. È questo che ci deve differenziare, per l'appunto, dai paesi nei quali le opinioni distoniche non trovano la possibilità di essere espresse. Allora, voglio arrivare anche a Luigi Lazzaro. Lei cosa dice di questa intervista a Lavrov, ministro degli esteri russo? Beh, l'intervista sinceramente l'ho vista come un autogol, non l'ho vista proprio... Autogol di chi, diciamo? Di quel programma o no, della Russia stessa? Della posizione, diciamo, di Lavrov in quel momento, perché a parte la battuta su Hitler, che è stata sinceramente inqualificabile, ma poi anche altre opinioni che sono state espresse, che sono il punto di vista russo, per come sono state espresse in maniera, diciamo, troppo così, senza con assenza appunto di un dibattito o di una interlocuzione seria da parte di chi era presente. Poi c'è da dire anche che abbiamo sentito tutto il contrario in quelle stesse trasmissioni o in altre trasmissioni, insomma, dove non c'era alcun punto di vista diverso per giorni e giorni, perché il racconto che stiamo vivendo della guerra è stato praticamente a senso unico per 60 giorni.
Cioè, però, lei dice, noi quella... qui ascoltiamo, raccontiamo solo una versione, prevalentemente una versione, solo una versione, che è quella dell'Ucraina. Ascoltiamo solo quella versione da 60 giorni e non andiamo invece ai veri motivi, se ce ne fossero, anche perché poi l'aggressione della Russia è ingiustificabile, insomma. Non andiamo ai veri motivi, alle vere questioni che sono sul tavolo e che sarebbero le questioni poi che aprirebbero anche una via diplomatica, perché poi alla fine in quello che siamo arrivati, a quello che siamo arrivati lo sappiamo tutti, cioè abbiamo la fotografia ben precisa di quello che sta succedendo e di quello che sta succedendo anche in questi giorni, ma noi dobbiamo trovare anche una via che sia diversa da quella che sento in questi giorni, per esempio dalla cosiddetta diplomazia americana o da certi esponenti di governi dell'Est Europa che dicono esattamente le stesse cose che dicono i russi. Quindi chiediamoci anche dove stiamo andando e quali sono i nostri mezzi come paese libero, come si diceva, paese libero e democratico per uscire da questa la chiama guerra, no? Lei la chiama guerra, cioè, un'aggressione. Ok, allora vi ricordo il sondaggio di questa sera. Credo dobbiamo andare in pubblicità, Renato. Prima vorrei sentire Luigi Lazzaro, presidente dell'Legambiente del Veneto. Eccolo qua. Ha sentito alcune cose, qui sta parlando ancora Cingolani. Se riusciamo, poi ne faremo sentire un altro brano. Tra gli interventi, vi ho detto che ci sarebbe la velocizzazione, quindi in 120 giorni l'autorizzazione, ma per quanto riguarda fotovoltaico e solare ed eolico, ma ci sarebbe anche la riattivazione delle centrali a carbone, cosa detta e stradetta più volte in queste settimane, contestata anche nei giorni scorsi, mi pare, da Bettin per quanto riguarda Fusina. Lei cosa pensa? Beh, innanzitutto, diciamo, la situazione che stiamo vivendo è una situazione complicata, aggravata, diciamo, dall'escalation che stiamo osservando tra Ucraina e Russia, e questo comporta un'accelerazione di molte delle decisioni, di molte delle scelte che bisogna andare a fare per risolvere quelle che possono essere problematiche energetiche importanti che poi vanno a toccare in maniera molto importante i cittadini. Quello di cui si sta parlando questa sera in questa conferenza stampa è proprio l'aiuto e il supporto alle famiglie, perché la crisi, diciamo, il rincaro delle bollette, la crisi che tocca le materie prime, le aziende e l'industria, è una crisi che poi rischia di fermare in qualche modo il nostro paese. Allora, da questo punto di vista noi non possiamo che non osservare come sul fronte, diciamo, delle energie fossili tradizionali ci sia una facilità, una rapidità a dare via libera, mentre sulle rinnovabili, fatti salvi diversi, diciamo, prima di quest'ultimo decreto c'è stato un emendamento poi convertito in legge sempre per sbloccare le rinnovabili, diciamo, anche forse, diciamo, uno degli emendamenti più significativi, cioè che sblocca gli impianti rinnovabili nei centri storici, quindi dando chiaramente non negli edifici vincolati, negli edifici di pregio. Ci siamo accorti che invece in di sei modo... mesi ci volevano 2 o 3 anni per autorizzare un impianto, no? Quindi eravamo un paese ridicolo. Ci sono 6-7 anni per autorizzare un impianto. 6-7 anni. L'impianto di Taranto eolico, a largo di Taranto, sì. Sono 14 anni, sì, sì. E ancora le pale, diciamo, non stanno girando, o meglio, staranno girando, diciamo, agli imprenditori che hanno cercato, sì, di fare l'investimento e hanno dovuto aspettare 14 anni. Porta energia a 60.000 abitanti quell'impianto lì. E ricordiamo dove è collocato, cioè offshore. Un'area che offre però un'area, quella del Golfo di Taranto, che ospita la centrale Ilva, diciamo, uno dei poli industriali più impattanti nel nostro paese. Quindi serve un rovesciamento con più rapidità, e noi siamo convinti che puntare, diciamo, di nuovo al carbone piuttosto che a nuove estrazioni, si è parlato anche di questo, di gas. Nuove estrazioni direi proprio di no, nel senso che tornare a estrarre il gas dai nostri impianti, noi abbiamo, cioè quelli che abbiamo spento di fatto, quelli che non utilizziamo. Allora, noi abbiamo un problema che forse abbiamo dimenticato, che in qualche modo intreccia anche questa guerra, che è quello del cambiamento climatico in corso. Sì. Abbiamo il tempo contato, l'IPCC ci dice che abbiamo 10 anni di tempo per provare a arrestare e fermare, certo, il riscaldamento del pianeta sopra quel grado e mezzo che determinerebbe, diciamo, problemi veramente anche non dalla stessa scienza, non in qualche modo
declinabili, quindi non sapremo cosa realmente potrebbe quindi accadere. Quindi è contrario a riattivare, diciamo, la nostra ricerca del gas in Adriatico? Siamo assolutamente contrari, ci sono più ricerche che dicono che il gas in Adriatico ci permetterebbe di avere alla massima estrazione, quindi riattivando sia tutti gli impianti, diciamo, esistenti, sia concedendo quelle nuove estrazioni già, diciamo, depositate, già richieste, sia le ricerche che non sono mai smesse in quelle aree pericolose, massimo 15 mesi di autonomia. Questo significa in qualche modo contribuire in maniera importante alle emissioni di ossido in atmosfera, perché le estrazioni di gas metano questo comportano e poi il suo utilizzo, e la strada segnata invece è tutt'altra, che la guerra sottolinea. Dobbiamo passare alle fonti rinnovabili che però non bastano. Allora aspetti, è molto interessante questo discorso, voglio cominciare Speranzon dopo su quello che ha detto adesso il presidente Legambiente. 10 secondi, Renato, ci fai sentire il ministro Cingolani, vediamo cosa dice? Transizione ecologica, ecco, becco sempre la fine dell'intervento quando c'è una domanda nuova. Grazie, buonasera. Torno sulla questione pagamenti in rubli, perché purtroppo è molto complessa e ce ne rendiamo conto anche nelle dichiarazioni di questi giorni. Si può escludere in questo momento che l'Italia e anche gli altri paesi dell'Unione Europea aprano di fatto, le aziende aprano un conto in rubli, denominato in rubli, lo chiedo a lei ovviamente e al ministro Cingolani, e quindi c'è una linea netta di demarcazione oltre la quale non si andrà, che può essere finire il pagamento in euro, evitare la conversione. E poi possiamo immaginarci delle esenzioni per alcuni paesi come per esempio la Slovacchia e l'Ungheria, che hanno delle realtà diverse nell'ambito dell'Europa. Grazie. Grazie, prego. Grazie. Allora, regola numero uno, l'Europa è unita e si deve presentare unita a questo appuntamento. Per cui diciamo, sino all'ultimo bisogna scoraggiare qualunque azione individuale. Questo è evidente, perché se l'obiettivo è quello di dividere l'Europa, questo obiettivo non deve essere centrato da chi vuol dividere. Le dichiarazioni di oggi hanno chiarito, oggi è stata la ministeriale dei colleghi dell'energia, io non c'ero, c'era la sottosegretaria Gava, io ero in Consiglio dei Ministri, ma è stata confermata questa posizione da parte di tutti. Quindi direi che questa è l'unica cosa top down che mi sento di dire in questo momento. Ci sono delle complicazioni, è inutile negarlo, sono complicazioni che si stanno affrontando. Lavrov ieri sera ha detto che di fatto l'Occidente ha sottratto dei soldi alla Russia sul fronte dei conti per una mancata conversione in rubli. Sono state sequestrate le riserve nazionali di un paese sovrano che sono depositate presso i paesi occidentali per una somma che è enorme e superiore ai 400 miliardi di euro. Quindi anche questo è un tema. Quindi il pagamento in rubli, per come l'ha spiegato Lavrov ieri sera, è un pagamento, diciamo, in euro o in dollari che poi viene convertito diciamo in rubli. Quindi, però d'altronde, se si applicano delle sanzioni, sono sanzioni. Però ho capito questo, io. No? Però ci dimentichiamo che noi importiamo il 43% del gas dalla Russia. Non c'è dubbio. È in leggera diminuzione, ma siamo sempre sopra il 40%. Ricominciamo ora qui a tra pochissimo, siamo in ritardo con la pubblicità. Allora, Speranzon, torniamo in diretta, tra poco diamo il risultato anche del sondaggio. Mi incuriosisce molto, cosa pensa lei dopo aver ascoltato il presidente Legambiente Lazzaro qui che dice l'estrazione del gas ci porta poco e noi siamo vicini al punto di non ritorno anche sul fronte ambientale e sul riscaldamento del pianeta, cioè non va fatto, dice. Cosa risponde lei? Beh, che bisogna essere anche realisti, perché noi siamo di fronte a una situazione in questo momento che ci vede guardare al prossimo autunno, al prossimo inverno con grandissima preoccupazione rispetto a quelle che saranno le scelte sanzionatorie che il governo italiano e più in generale tutti i governi occidentali faranno nei confronti della Russia, con la probabile chiusura dei rubinetti del gas e del petrolio russo. Questo ci pone di fronte a sfide che non pensavamo certamente di affrontare solo pochi mesi fa, che abbiamo sbagliato negli ultimi decenni a pensare che non avremmo mai dovuto affrontare. Quindi questo è un problema dell'intera classe politica italiana, che negli ultimi decenni evidentemente ha sottovalutato la necessità
di avere un'autosufficienza energetica, scartando a prioristicamente tutta una serie di possibilità che invece nostri vicini confinanti hanno, permettono loro di essere sostanzialmente autosufficienti. E dovremmo pensare anche di riscrivere il PNRR, perché io credo che quel documento che è stato scritto peraltro senza coinvolgere gli enti territoriali né tantomeno le regioni qualche mese fa, all'indomani dell'invasione russa in Ucraina e delle conseguenze determinate anche dalle sanzioni, dovrebbe essere completamente riscritto, perché la transizione ecologica così come era pensata è inapplicabile. Inevitabilmente oggi è inapplicabile. Allora Speranzon, mi dà il modo di ricordare due cose dette da Mario Draghi pochi istanti fa. Una è che l'inflazione, non considerando l'aumento dell'energia e del costo delle materie prime, sarebbe al 2,9%, quindi molto meno, comunque consistente rispetto a quella che stiamo vivendo, siamo un po' più poveri anche se stiamo fermi praticamente con i nostri soldini, e che c'è bisogno appunto di interventi temporanei con strumenti eccezionali, ha detto, per sostenere l'economia e le famiglie. È chiaro che oggi ci chiediamo se questo nuovo intervento può bastare, perché insomma, avrà visto anche lei le anticipazioni, quello che poi insomma adesso si sta concretizzando, quel mini taglio del cuneo fiscale, tante cose che forse si potevano fare in altri momenti. E il secondo aspetto, ripartendo dalla domanda che le avevo fatto prima e torniamo a Lazzaro, ci dobbiamo dire che le energie rinnovabili non bastano in questo paese, anche se mettiamo pannelli solari dappertutto, no? Sì, le energie rinnovabili non bastano, è la strada giusta che deve essere, sulla quale dobbiamo proseguire, ma in questo momento non sono sufficienti, per cui necessariamente dobbiamo innanzitutto individuare dei paesi con i quali fare dei contratti che possano permetterci di avere la possibilità di fare andare avanti le nostre imprese nei prossimi mesi, e anche ovviamente di riscaldare le case degli italiani, perché questo è un dato oggettivo, e quindi ripeto, una cosa è il cammino che dobbiamo fare, l'indirizzo che dobbiamo dare alle politiche energetiche, l'altro è la necessità di dare risposte immediate. Sul piano invece degli interventi del governo c'è da dire che prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, o meglio che ci fosse appunto l'invasione russa del territorio ucraino, già c'erano gravi problemi da questo punto di vista. Non a caso la regione del Veneto, grazie all'intervento dell'assessore Marcato e anche dell'assessore Donazzan, aveva permesso di scongiurare la chiusura di tante aziende a Murano con un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, questo già alla fine del 2021. E quindi il problema del caro energia già c'era precedentemente, e quindi io al netto, il ragionamento che sta facendo Draghi sull'inflazione al netto del caro bollette deve dire che non è però al netto della guerra in Ucraina, perché il caro bollette c'era già precedentemente, che ha generato un extra gettito per il paese e un extra profitto per quelle imprese, che senza è circa dubbio di almeno 40 miliardi che viene colpito adesso, eroso in parte ancora una volta con questo nuovo decreto, però insomma un po' pochino. Lazzaro, che ne pensa? Una cosa c'è da dire a proposito di questo, sì, che poi le aziende che fanno profitto bisognerebbe anche in Italia cominciare magari a ridistribuire anche dal punto di vista della tassazione quello che è il peso, perché è impensabile che ci siano aziende che hanno un numero piccolissimo di dipendenti che pagano le tasse solo ed esclusivamente in base al fatturato, senza contare che noi siamo la seconda potenza manufatturiera d'Europa, e se vogliamo sta parlando dei giganti del web. Anche, no? Come no, certo. Ho capito, certo, ma lì ci vuole una politica che abbia la forza di imporre determinate cose, perché anche in Europa il grande successo che poi arriverà in realtà fra qualche anno è gran poca cosa. Se posso permettermi, ci vuole la politica, mi fermerei qua, ci vuole la politica. Quindi lei, secondo lei, manca comunque in questo momento. Lazzaro? Assolutamente. E poi Sandonà. Su questo sono d'accordo, anzi mi fa piacere il mea culpa
rispetto alla mancanza di politiche concrete sul fronte energetico negli ultimi 10 anni, forse anche di più, ma sicuramente non ci troviamo d'accordo sul fronte delle possibili opportunità che ci sono di sviluppo delle rinnovabili nel nostro paese, che sono opportunità importanti che non le definisce né l'ambiente, né l'opinione dei singoli cittadini, ma che sono definite dal Green Deal europeo, che ha ricaduta, ha dato modo a questo paese di mettere in campo il PNRR e le politiche nazionali a partire dal PNIEC, dal Piano Nazionale Energia, con degli obiettivi sfidanti proprio per quelle ragioni chiare che sono di decarbonizzare, di diminuire le emissioni in atmosfera, dovuti principalmente alle emissioni dovute alle fonti fossili, quindi a gas, petrolio e carbone. In questo c'è un investimento complessivo del paese molto importante che la politica dovrebbe impegnare, accompagnare e non a bloccare, come invece stiamo purtroppo vedendo. Mi fa un po' strano sentirmi dire da Speranzon che lui è d'accordo con le trivellazioni in Adriatico. Non penso che la maggioranza in regione sia d'accordo con lui, visto che si è molto opposta alle trivellazioni possibili che erano state paventate a largo delle nostre coste, nella zona del a largo del delta del Po, dove invece potrebbe nascere magari un parco fotovoltaico, un parco eolico che potrebbe essere collegato a quell'area, in quella vecchia ex centrale per cui la regione ha tanto peraltro resistito perché voleva continuare a farla andare a carbone, che però per fortuna anche per la battaglia dell'ambientalisti è stata definitivamente chiusa, ma che ancora oggi ha alle sue spalle tutti gli elettrodotti di Terna che portavano l'energia, che non mi sembra nessuna politica di nessun livello né territoriale, nazionale, regionale abbia chiesto di smantellare, di togliere per ripristinare paesaggio a quel territorio, che quindi possono essere utilizzati per le rinnovabili, che possono entrare in funzione immediatamente. Io vorrei capire, quando si parla di altre alternative, quali queste sono, perché noi abbiamo degli obiettivi al 2030, al 2040, al 2050, declinati non solo dall'Italia ma dall'Europa e dal mondo con gli accordi che sono venuti, con le COP che di questo discutono. E mi sembra che ad esempio, non l'ho sentito dire, ma un impianto di energia nucleare, ammesso che in questo paese si possa costruire, come minimo la tecnologia dice che ci vorrebbero vogliamo essere buoni 10 anni, mi sembra che avremo superato abbondantemente il 2030, mentre le rinnovabili, lo dice Confindustria, elettricità futura, non lo dice la Lega Ambiente, anche qui ci dice che in 3 anni potremo riuscire a soppiantare buona parte, quasi tutto quel gas russo che invece siamo costretti, da cui dipendiamo. Questo è con le rinnovabili nel nostro paese possiamo arrivare a quasi quel 40% che noi prendiamo di gas dalla Assolutamente, Russia. Assolutamente. E questo già ci permetterebbe elettricità futura, così come l'amministratore delegato di Enel Starace, penso che possiamo essere tutti d'accordo che sia la principale azienda nazionale elettrica del paese, dice che parlare di nucleare è fantascienza, che l'investimento è sull'energia elettrica, sull'elettrificazione, sulle batterie, gli accumuli, oltre che ovviamente le rinnovabili. In 12 anni di lavoro ha avuto un solo aumento contrattuale di 50 euro, non so se è uno scatto o qualcosa, ha senso lavorare solo per pagare le bollette, politica assente, vi scrivono da casa. Sandra? Ma sul discorso delle rinnovabili, pensare di sostituire le fonti fossili con le rinnovabili in questo momento è abbastanza difficile. Cioè, l'Italia è molto avanti nella politica energetica delle rinnovabili, tanto che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo dati. Però in questo momento abbiamo bisogno di far lavorare le aziende, di essere competitivi sul mercato, e siamo competitivi sul mercato solo se acquistiamo delle fonti fossili, delle fonti fra cui il gas, perché acquistavamo il gas in Russia, l'acquistava la Germania nella stessa percentuale se non di più rispetto al nostro paese, perché lo acquistavano gli altri paesi. Ricordo che ci sono paesi europei che acquistano al 100% il gas russo. Perché lo acquistavano? Perché erano più simpatici? No, perché il gas arriva a un prezzo inferiore sul mercato, tanto che i russi in questo momento lo stanno vendendo a meno del 30% del valore con cui noi acquistiamo il gas. Ve lo faccio vedere. Da qualche parte. La dipendenza dell'Europa dal gas russo, quota percentuale, Lettonia, Repubblica Ceca. E praticamente anche Ungheria sono al 100% dipendenti dal gas russo. Poi, come vedete, ci sono poco più in giù Bulgaria e Polonia, che sono quelle cui già la Russia ha chiuso il gas, no? Noi siamo un po' sopra la quota del 40,8%, che è la media dei
dei 27 paesi europei. Quindi, prego, di cosa stiamo parlando? Abbiamo bisogno in questo momento di fare funzionare le nostre aziende, specialmente quelle che a cui si faceva riferimento prima, che sono energivore. Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, siamo coloro che in questo momento c'è una forte domanda sul mercato, le nostre molte aziende stanno lavorando, hanno ordini per tutto l'anno, molte aziende, diciamo, delle nostre parti, aziende metalmeccaniche, aziende dei vari settori stanno lavorando, e quindi abbiamo bisogno di, questa è una emergenza nazionale, l'emergenza nazionale che nasce, come è stato spiegato prima, anche se mi permette, un po' prima dello scoppio, le diciamo, faccio vedere della guerra. Questo poiché è un'altra assurdità, e andiamo in break l'ultima volta, scusi, se non ha questo anche pubblicato mi sembra dal Corriere della Sera nei giorni scorsi, l'euro a megawattora, cioè quanto paghiamo in più rispetto alla Francia, lo vedete in rosso, andiamo a vedere sulla destra nel 2021-2022, paghiamo 15,5 euro a megawatt ora più della Francia, 27,3 più della Germania, 13,9 più della Spagna, e quanto nel 2022? 9,4 in più euro a megawatt ora rispetto alla Francia, e paghiamo il 58,8% in più, 58,8 euro a megawatt ora in più rispetto alla Germania, 22,9 rispetto alla Spagna, cioè sono quelli che prendono di più praticamente, quasi, la Germania ne prende un po' di più di noi, ma soprattutto lo paga di più questo gas. Prego, tutti, scusi. Tutti i paesi occidentali hanno centrali nucleari, tanto per certo, la Francia... tutti i paesi occidentali hanno centrali nucleari. Ora ci sono, stanno venendo avanti le centrali nucleari di nuova generazione, io credo che sia impossibile non aprire un dibattito, perlomeno aprire un dibattito in questo paese per, ripeto, rimanere ed essere competitivi sul mercato. Abbiamo visto che noi già paghiamo uno scotto, un differenziale rispetto a altri paesi che poi ci battono nelle fiere, nel mercato, quando è ora di vendere i nostri prodotti. Dunque, un'altra cosa che ha detto Speranzone Draghi poco fa, ed è importante, è che questo sostegno dal decreto aiuti ci sono 600 milioni di euro per le grandi città e quindi anche per pagare i cantieri, per continuare a fare i lavori, quindi quei lavori previsti a PNRR che hanno tempi strettissimi e tutto il resto, no? Grandi opere, via dicendo. Questo intervento che va ad aiutare le imprese poi serve a tenere aperti i cantieri stessi, perché le imprese vanno a comprare la materia prima che costa di più, l'acciaio che costa di più, fare i cartelli stradali costa di più, cioè ogni cosa costa molto di più. Questo consentirebbe di non fermare quella macchina di molte imprese che già aveva o rallentato o stava chiudendo. Questo vi va bene? Poca cosa, cos'è? No, ma va bene, allora... Guardi, alcune misure che adotta il governo sono comprensibili, sono giuste e quindi vanno nella direzione giusta. Il problema è capire quanto viene fatto, se è sufficiente quello che viene fatto, se le risorse nel loro complesso, così come vengono distribuite per le priorità che dà questo governo, permettono di ottenere gli obiettivi che noi riteniamo più importanti. Allora, io credo che, ad esempio, pensando agli 8 miliardi e 800 milioni che questo governo destina nel corso dell'anno in corso, scusate la ripetizione, al reddito di cittadinanza, ecco, penso che se quei 8 miliardi e 800 milioni venissero messi per abbattere ulteriormente il cuneo fiscale, per mettere in condizione tanti ragazzi che magari oggi sono col telecomando in mano a guardare la televisione perché non sono messi in condizione di trovare un lavoro e di avere una paga adeguata, di avere appunto questa opportunità attraverso la riduzione del fisco e l'incentivazione concreta alle assunzioni, credo che si andrebbe in una direzione giusta. Ma del resto, da un governo come questo non posso nemmeno aspettarmi io, né tantomeno gli italiani, che ci possono essere delle soluzioni a lungo termine, proprio perché ha una composizione tale dove, per la quale appunto i freni, i diktat e i veti messi dalle varie forze politiche, che sono per loro natura orientate in modo divergente, difficilmente possono trovare delle soluzioni che non siano al ribasso.
Invece di produrre e mandare in giro per il mondo armi, l'Italia adoperi le risorse per creare pace e non morte. Tra poco il risultato del sondaggio, vi faccio vedere. E poi, Renato, andiamo con vernizi e rincari sulle materie prime, anche sul fronte autostradale. A Fusina si brucerà più carbone, un passo indietro di 20 anni. La crisi energetica e le conseguenze sul territorio. Nel piano B antirussia del governo c'è Marghera. Bloccata la riconversione a gas che si stava facendo, si è comprato altro carbone per alimentare e continuare e a potenziare invece questa centrale che appunto si stava convertendo. Vede come forza col PNRR. Cosa vede, Speranzon? No, dico, vede, questo titolo dimostra quanto la transizione ecologica descritta nel PNRR sia un libro dei sogni rispetto alla realtà drammatica che invece ci affrontiamo ad affrontare. Cioè, perché si poteva fare lì, ma oggi c'è un'urgenza per dopo la guerra in Ucraina, cioè, e il contrasto con le sanzioni. Oggi non possiamo pensare ai libri dei sogni suggeriti da Greta Thunberg. Cioè, dice Speranzon, ragionamenti a Greta Thunberg che sono poco applicabili in questo momento, cioè o per nulla applicabili, ci vuole un PNRR nuovo, eccetera. Cioè, lei che cosa dice su questo? Beh, passatemi la battuta, sicuramente se fosse qui Greta Thunberg sarebbe difficile, sì, perché finora questo è un bla bla bla, cioè non parliamo del problema che è lì nel titolo, Italia a rischio lockdown, veramente dell'energia, non stiamo, cioè avete esagerato, ma esagerato per parlare di qualcosa di concreto e di vero, e invece parliamo di soluzioni che non ci sono, di bloccare quelle che esistono e di aprire discussioni su non sappiamo quali scelte, o meglio tornare al passato, forse anche più di 20 anni, perché parliamo di, mi pare di capire, di rifare le estrazioni, di essere favorevoli a fare le estrazioni in Alto Adriatico di gas metano, piuttosto che altre scelte, magari anche nell'entroterra, di estrazioni di idrocarburi. Questo ci sembra assolutamente negativo, siamo convinti, e sono convinto anche personalmente, come associazione, come Lega Ambiente, e lo sono anche personalmente, che non occorra aprire dibattiti oggi sul nucleare, che è un dibattito aperto da sempre, perché la ricerca sul nucleare prosegue e oggi non abbiamo nessuna, lo dico al consigliere Sandonà, non abbiamo nessuna nuova tecnologia disponibile, ma sono tutte allo studio e staremo a vedere, e addirittura si parla di fusione nucleare che potrà darci delle diciamo, soddisfazioni, speriamo, dal punto di vista anche dell'impatto ambientale, però tutto questo allo studio, la scienza stessa parla di 2040-2050. Torno a dire che abbiamo una contingenza oggi che è quella delle bollette che crescono per i cittadini, che va risolta facendo le rinnovabili. Lo dico con più chiarezza, noi in Veneto ad esempio stiamo perdendo tempo all'interno del Consiglio regionale, o meglio stanno perdendo tempo all'interno del Consiglio regionale in chiacchiere sul bloccare una legge fare una legge regionale che vuole bloccare i pannelli fotovoltaici, vuole vincolare, creare l'impossibilità per le fonti rinnovabili essere inserite nel territorio. Questo dilaterà ancora l'avvento delle fonti rinnovabili, l'investimento delle aziende e dei cittadini su questo fronte. Cioè, sta sbagliando siamo la fermi, regione? Eh? Siamo fermi sulle comunità energetiche, che sono uno strumento importantissimo per cittadini, aziende, imprese. Per mettersi insieme, no? E quindi per autoprodurre e autoconsumare energia e quindi non andare a prendersi e approvvigionarsi di quella che viene ad esempio dall'estero e da cui dobbiamo dipendere. E questo significherebbe, ad esempio, lo dico anche come battuta, ragionare di autonomia energetica. Questa è l'autonomia energetica, non andarlo a comprare dove ci serve, lo compriamo poi, non so quanto cambierà comprarlo dalla Russia piuttosto che dall'Egitto, piuttosto che dal Marocco o da altri paesi a cui stiamo andando a rivolgerci. Semplicemente stiamo spostando, no? Il problema. Ne abbiamo bisogno, lo comprendiamo, non sono d'accordo, lo comprendiamo però che c'è una contingenza e forse servirà un piano di riduzione rispetto alle fonti fossili che ancora, di cui ancora dovremo dotarci, ma se non facciamo partire le rinnovabili, se continuiamo allora, a fare una discussione all'indietro. Allora, la pubblicità, Sandonà, dopo risponde a questa cosa qui anche sul piano regionale, la legge regionale. A tra poco, anzi vi faccio vedere un servizio e andiamo direttamente in pubblicità, che è un altro allarme che riguarda i cantieri sul fronte autostradale. Vediamo. La guerra in Ucraina sta mettendo a rischio anche i cantieri e le opere di manutenzione in atto nel Veneto e in capo alla regione, e non soltanto per quanto attiene gli interventi di tipo straordinario, ma principalmente anche per quelli di natura ordinaria. Grossissime difficoltà, e vedremo in futuro, perché se c'è un aumento dei prezzi
come quello che c'è stato fine 2021, inizio 2022, diventa sempre più difficile fare opere. Così Veneto Strade, che per la regione gestisce 1100 km di reti stradali e 1800 complessivi, sempre di competenza regionale, di cui 700 nella provincia di Belluno. Quello dei prezzi sta diventando un problema giornaliero, prosegue l'ingegner Vernizzi, dirigente di Veneto Strade. Perché ci sono stati aumenti, vi do un'idea, per esempio il bitume, quindi serve per gli asfalti, dai 700 euro tonnellata di inizio anno è andato a 780 euro tonnellata, quindi sono 80 euro in 3-4 mesi, insomma, quindi sono aumenti consistenti. Vi dico un'altra cosa, gli interventi che abbiamo nel Bellunese sulla 251 per mettere le reti di protezione dei massi, in questo momento abbiamo difficoltà a farli, perché? Perché la maggior parte delle reti sono prodotte in Ucraina. Non lo sapevo prima, però sono prodotti in Ucraina, quindi ci sono delle grossissime difficoltà. Reti in acciaio e ferro, quest'ultime, per le quali ora si sta cercando un produttore italiano. Però bisogna trovare una soluzione, insomma. Dobbiamo aspettarci un progressivo forse aumento anche dei costi del pedaggio più avanti. Mi sta facendo una domanda da non so quanti miliardi di punti, non lo so. Non so rispondere a questa domanda, perché dipenderà. Certo che se continuano ad aumentare i prezzi, alla fine aumenteranno anche i pedaggi, questo è evidente, insomma. Allora, torniamo in diretta con Ring, l'Italia a rischio lockdown dell'energia, tra poco vediamo il risultato del sondaggio e non l'ho detto, nell'ultima parte avremo un'intervista invece con Ivo Rossi sulla proposta alternativa, quella per ora insomma, portata avanti dal Veneto per quanto riguarda l'autonomia, 1653 giorni che aspettiamo l'autonomia dopo quel voto, quindi sentiremo anche un'altra campana su questo fronte. Le diceva poco fa il Presidente di Legambiente Lazzaro insomma, che non va bene quella legge che state studiando in Veneto sul fronte delle rinnovabili, i pannelli, la disponibilità, i luoghi, ma soprattutto ci dimentichiamo le comunità energetiche, giusto? Sandonà? Poi non so se anche Speranzon vuole dire qualcosa allora, su questo. Per quel che riguarda la legge, è una legge che è stata richiesta da associazioni di agricoltori, a Coldiretti, anche da tanti cittadini, ma attualmente non ci sono vincoli per mettere giù i pannelli fotovoltaici, neanche sui terreni, dobbiamo dirlo in maniera molto chiara. Sono dei vincoli solamente che derivano dalla legge nazionale. Non è vero. Cioè, no, una legge regionale del 2012 che già definisce le aree idonee e non idonee. Di fatto i pannelli fotovoltaici ce ne sono tantissimi nelle campagne venete, per esempio, però la Coldiretti ha posto un problema e anche altre associazioni di categorie dicendo guardate che quei terreni ci servono anche per produrre, per le coltivazioni, quindi a quel punto c'è il rischio che poi qualcuno preferisca mettere i pannelli solari che coltivare il grano, poi ci lamentiamo, ci sono delle limitazioni, questo dice lei. Si può fare belle cose per questo. Come già inserito nel PNRR e finanziato per gli agricoltori in maniera importante, l'agrivoltaico, che è una tecnologia che permette di coltivare e mettere i pannelli sopra. Sì. I risultati sono che si può fare entrambe le cose. Cosa è successo? Nella discussione di legge ci troviamo equiparato l'agrivoltaico al fotovoltaico a terra, che sono due cose, mi sembra evidente, molto diverse, perché il fotovoltaico a terra copre il suolo, comunque non lo impermeabilizza, ricordiamolo, ed è un'opera temporanea che dopo 20 anni si toglie. Se parliamo di emergenza, quello si può fare subito e poi a fine produzione dei pannelli si possono rimuovere e smaltire anche riciclandoli, mentre ad esempio fare una nuova centrale o fare un nuovo pozzo di estrazione di fonti fossili è molto più impattante, chiaramente. Questi pannelli non li ho ancora visti in giro, però magari saranno il prossimo futuro. Però la legge individua delle aree diciamo particolarmente di pregio dal punto di vista dell'agricoltura, perché non è possibile mettere un divieto assoluto ai pannelli a terra.
terra l'individuo e quindi avrà il suo iter successivamente anche, diciamo, con l'individuazione da parte delle amministrazioni provinciali di queste aree di pregio. È oggetto di discussione attualmente in commissione, non di chiacchiere, perché c'è un confronto fra, in democrazia, fra maggioranza, opposizioni, ma infatti, se non anche sono chiacchiere, le varie, la provincia di Padova, le associazioni. Lei rappresenta un punto di vista giusto. I comuni della provincia di Padova hanno già espresso un parere negativo sul fatto che la regione dà agli enti locali la responsabilità di definire le aree, che invece chiedono sia fatto da parte della regione. Dei dubbi su alcuni aspetti della legge. Speriamo di vederlo nella discussione. Che non è così semplice da portare avanti. Di fatto, comunque, le aree a fotovoltaico anche a terra ce ne sono tantissime in Veneto. C'è un mega impianto che ha suscitato le proteste di tante associazioni di agricoltori, di tanti agricoltori, per esempio nel Polesine, che è sorto da poco tempo e anche da lì si è partiti per una regolamentazione. Questo dal sito rinnovabili.it, ecco l'agri fotovoltaico, vedete, uno degli impianti più grandi, no? Posso dire una cosa? Sì. Poi Speranzone. Allora, in Veneto ci sono 760 circa ettari occupati da pannelli fotovoltaici. Superfici. Non ettari, scusate, 760 ettari superfici. In superfici, quindi non solo a terra, anche sulle superfici dei tetti attualmente. Da uno studio, sempre anche qui, non solo degli ambientalisti ma del mondo delle imprese, dei lavoratori, di chi su questo tema ci mette l'impegno, dice che servirebbero in Veneto al massimo 5.000 ettari nei prossimi, da qui al 2030, per rispettare quelli che sono i piani nazionali e europei sul clima. Cioè, da quindi 760 dovremmo passare sarà 5.000 messi non sul suolo ma messi sulle superfici, e anche sul suolo una parte. Dobbiamo esserne consapevoli che una parte dovrà andare anche sul suolo, ci auguriamo, con le tecnologie come quella dell'agrivoltaico. Significa una parte importante, ma non così importante, del Veneto. Se facciamo un esempio, negli ultimi 5 anni abbiamo perso 1.000 ettari solo di superficie a parcheggio asfaltato e non coperto, che magari si poteva attraverso delle norme più sensate regionali. Oggi lo potremo fare di nuovo, ma nel frattempo abbiamo perso, lo dico anche per gli amici agricoltori, 1.000 ettari in 5 anni di suolo destinato a parcheggio, quindi nemmeno a fare un ruolo, cioè, ad esempio, di produzione di energia. Ci vogliono gli incentivi, dobbiamo mettere dei soldi come regione, dobbiamo aumentare le tasse ai cittadini. Ricordiamo che il Veneto è l'unica regione a statuto ordinario che non applica le addizionali IRPEF e IRAP. Speranzone, sbagliata questa legge, cosa dice lei? Io dico che io sono favorevolissimo al fotovoltaico, che va incentivata l'installazione di pannelli fotovoltaici. Dopodiché ho ascoltato anche tanti imprenditori che sono interessati legittimamente a trasformare, se potessero, anche tutto il Veneto in un'intera distesa di silicio. Però bisogna, secondo me, dare delle priorità, cioè cominciamo con mettere queste installazioni in tanti capannoni che ci sono nel Veneto, in tante piazzalature che magari non sono utilizzate e possono in questo modo essere anche redditizie per i loro proprietari. Ci sono tantissime aree che sono da bonificare, le casse di colmati, ci sono tantissimi spazi. Però noi non dobbiamo nemmeno però trasformare, ripeto, tutti i campi del Veneto, rischiare che vengano penalizzate le produzioni o che addirittura i coltivatori si trovino di fronte a un vantaggio nel rinunciare a una propria attività che magari permette anche la produzione di prodotti di pregio che qualificano il Made in Italy, il Made in Veneto, il chilometro zero, e trovino più vantaggioso mettere pannelli fotovoltaici, che poi ricordo che anche loro hanno, anche questa tecnologia avanza, e avanzando potrà richiedere nel giro di qualche anno la sostituzione di quei pannelli con altri pannelli. Poi dopo, su questo sarebbe interessante capire come funziona lo smaltimento, così come sarebbe interessante capire anche come vengono realizzati, con quali materiali, se c'è la plastica, se non c'è la plastica, se si usa il petrolio, se non si usa il petrolio. Per la stessa logica, non ci compreremo il telefonino. Lo dico solo perché, ascoltando l'intervento del presidente di Lega Ambiente, sembra la panacea di tutti i mali. Sembrava più un produttore di pannelli di fotovoltaico che il presidente di Lega Ambiente. Ma
poi ha sentito una frase che io non ho mai detto e mi ha attribuito la volontà di fare l'emungimento di gas dall'Alto Adriatico. Non l'ho detto, non ho proprio parlato di questo aspetto, per cui diciamo che ha captato delle intenzioni. Va bene, Lazzaro, si vuole replicare? Perché devo farvi vedere l'esito del sondaggio. Rispetto a questo, perché hanno parlato tanti, ma sì. Rispetto a questo aspetto, però, io mi affido alla scienza. Se mi viene detto che l'emungimento del gas, la perforazione in Alto Adriatico porta a fenomeni di subsidenza e certo, a rischio certo, di tenute, certo. Ovviamente non posso che essere io e il mio partito assolutamente contrari rispetto a una posizione ovviamente scientifica e non ideologica, perché su temi come questi non si possono avere posizioni ideologiche. Lazzaro? Ma perfettamente d'accordo, infatti Legambiente pratica l'ambientalismo scientifico, quindi invito diciamo, a ragionare sui numeri, sui concetti legati ai bisogni dei nostri concittadini, che sono quelli di abbassare i costi delle bollette, certo. Produrre attraverso le fonti rinnovabili e fare in modo che questo si faccia non allora, con vincoli e con diciamo, esito, blocchi alle rinnovabili. Esito del sondaggio, dai velocissimi, ma giusto mandare le armi in Ucraina? No. No. No per il 78,3%? Però caspita, è un... È indicativo. Dovrebbe... Sono 2.900 telefonate al sondaggio di questo pomeriggio. Dai, velocissimi. Anche... No, dovrebbe commento... vederlo anche Draghi, Letta, che abbiamo sentito prima, che sì. Rappresenta, Letta rappresenta il partito della guerra. Perché mandare le armi in Ucraina significa aumentare il conflitto, aumentare... E non mandarle però significa lasciarli da soli? No, mandare non significa lasciarli da soli. Gli ucraini hanno tutte le possibilità di difendersi, ma noi siamo entrati in una guerra e in una questione che era una guerra civile già prima, in una questione che non ci competeva come paese. E per la prima volta nella storia democratica abbiamo inviato delle guerre a un delle armi a un paese terzo. Speranzon, che dice lei? Flash. Guardi, io invece non, anche se questo è assolutamente poco popolare, io non sono d'accordo con quanto ha detto adesso Sandonà. Il mio amico collega Sandonà, perché credo che invece in questo momento non ci sia una guerra civile, ma ci sia l'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, che l'Ucraina che ha chiesto anche di poter far parte dell'Unione Europea debba essere aiutata. E per essere aiutata in questo momento abbia bisogno anche di armi, perché senza le armi è difficile che possa contrastare in qualche misura questo atto di aggressione che sta facendole la Russia. Poi se questo produrrà, come credo stia producendo, un rallentamento nelle operazioni militari o una riduzione del... magari si potranno aprire anche maggiori spiragli sì. Di pace e che possono mettere, diciamo, costringere a sedersi su un tavolo sia la parte ucraina che la parte russa. Allora, facciamo rivedere l'esito. Ringrazio Raffaele Speranzon, Luciano Sandonà e Luigi Lazzaro. Il 78,3%, 3.000 telefonate, ha detto no, non è giusto inviare le armi all'Ucraina. L'esito del sondaggio fa riflettere. Grazie a voi tutti, ci rivediamo dopo la pubblicità. Parliamo di autonomia. 1653 giorni in attesa del governo. Torniamo in diretta, saluto e ringrazio Ivo Rossi, responsabile dell'autonomia per il Partito Democratico, grazie per essere... Grazie a voi. È tanto tempo che non ci vediamo, insomma, mi fa piacere. Ho passato un po' di tempo, però insomma guardi, ci siamo. Guardi che sorpresa, stasera abbiamo iniziato con un'intervista a Enrico Letta che abbiamo chiuso proprio parlando di autonomia. La nostra autonomia, la nostra proposta non è quella della Lega di Salvini e di Zaia, è sulle sette materie, non a discapito di altri, insomma, dobbiamo un po' spiegare. La domanda che ho fatto a Enrico Letta è se ci credete, perché la preoccupazione è poi che a Roma quei voti non manchino. È un passaggio che lei ha affrontato in quell'intervista, diciamo, quella conferenza stampa ormai di qualche settimana fa, in cui ha spiegato il vostro progetto. Partiamo da qui. Lei ha dato una ricetta perché si possa sbloccare questo stallo, siamo a più di 4 anni ormai dal voto, no?
Sì, il dato su cui bisogna riflettere appunto è questo. Sono passati 4 anni dal referendum, il negoziato intrapreso con ben 4 governi, dove non si può dire, l'ho vissuto anche direttamente, per questo ne parlo con cognizione di causa, con governi di diverso colore, non si può dire che non si siano impegnati nella ricerca di una soluzione. E la soluzione ovviamente fa i conti anche con il consenso fra le forze politiche, ma anche sui territori, perché come dice la Costituzione, l'articolo 116 terzo comma, che è diventato famosissimo almeno qui nel Veneto, deve essere approvata la intesa fra lo Stato e la Regione a maggioranza assoluta, quindi una maggioranza rinforzata, non è una legge ordinaria qualsiasi, la Costituzione lo prevede in questi termini. Pertanto c'è l'esigenza di costruire anche un consenso. Questa cosa in qualche misura ha trovato degli ostacoli. Da cosa dipendono? Chiaramente questa è la mia personale lettura, anche avendo seguito tutti i negoziati con tutti i singoli ministri e anche con tutte le regioni, non soltanto quindi il Veneto, ma anche Lombardia ed Emilia-Romagna. Certo, sì. Poi si sono aggregati anche altri, però insomma è molto più sfumata per le altre regioni, mentre è molto più solida per queste tre. Ed in particolare per il Veneto, e si è arenata sostanzialmente da una parte sulla la quantità di materie. Le 23 sì, che vorrebbe il Veneto, cosiddette 23 no? Materie. Poi in realtà sono i titoli che la Costituzione attribuisce alle competenze concorrenti, quindi che sono a metà strada fra lo Stato e la Regione, e però all'interno di ogni singola materia si aprono dei mondi e quindi anche qua è una semplificazione. E questa cosa ha creato in qualche misura un certo allarme, perché è stata letta in altre parti d'Italia, bisogna considerare anche questo aspetto, come una sorta di statualità altra, come se il Veneto volesse diventare altra cosa rispetto al resto. Quindi non avremmo mai i voti di sostegno da parte dei parlamentari che rappresentano quei territori, cioè qui dobbiamo stringere. No? Esattamente, allora questa è una lettura, come dire, quindi sta sulle 23 materie, sta anche su un altro piano, perché nel dibattito veneto c'è una sorta di torsione per cui dice ci teniamo i soldi. E quindi i cosiddetti 9 decimi, posto che le regioni a statuto speciale, perché questa era un po' l'analogia nata inizialmente, le regioni a statuto speciale, tolto l'Alto Adige, che è l'unica vera regione a statuto speciale, che ci è arrivata dopo 70 anni, ha detto sì, lei. Ed è arrivata a conquistarsi queste competenze in 70 anni di negoziati, e oltretutto l'Alto Adige, bisogna sempre ricordarlo, tanto più in un periodo come questo, deriva dall'accordo, è scritto nell'accordo di pace di Parigi del 1948, quindi è un lascito della guerra, le due potenze, Italia, si fa per dire, perché avevamo perso la guerra, e Austria, che pure avevano entrambe perso la guerra, per ragioni geopolitiche, pensiamo anche al tema del Donbass in questo periodo, per ragioni geopolitiche l'Alto Adige era stato assegnato all'Italia. E però era a maggioranza, che è una minoranza in Italia, ma era maggioranza allora di lingua tedesca, quindi, e allora sono stati in qualche modo tutelati. Quindi perché non ci manchino 66 anni, diciamo, ai 4 già passati, si può trovare una via. Lei stesso ha semplificato, perché lei dice è meglio all'interno delle 23 materie cercare gli aspetti di funzione, cioè quindi dentro all'istruzione e formazione scegliere che cosa può essere fatto dalla regione con trasferimenti. Allora, no? Sì. Invece delle 23 tout court. Allora, intanto semplifichiamo, vediamo di trovare quelle che ci consentono di partire. Voi dite che sono 7, giusto? Possono anche diventare 8, 9, non è il problema della quantità, perché diventa un numero buttato a casaccio, simbolico, e concentriamoci su cosa serve al Veneto, in termini, in questo momento direi, di formazione. Sulla tutela del lavoro, sviluppo dell'impresa, la commercializzazione con l'estero, insomma temi rilevanti nella nostra regione. Sarebbe anche interessante fare una discussione anche con le categorie, perché devo dire che nel corso di questi 4 anni e mezzo non c'è stata una discussione. Nel merito. Se si chiede a qualcuno
cos'è che ti cambierà in termini di rapporti economici il fatto di avere quella competenza? Nessuno lo sa, perché non se l'è mai discusso. Allora, io penso che una grande discussione anche pubblica, interessante, che esca dal titolo autonomia, ma che entri poi nel merito, secondo me aiuterebbe il Veneto anche a uscire dalla gabbia in cui in qualche modo si è collocato. Per questo dico, scegliamo un numero di competenze relativo. Sull'istruzione andrebbe aperto un capitolo, tanto per dire, lo dico perché faccio parte della, sono componente in rappresentanza dello Stato della Commissione Paritetica Stato Regione Friuli Venezia Giulia, e Fedriga ha chiesto come commissione l'abbiamo mandato avanti l'avvio istruttorio, ha chiesto alcune competenze in materia di istruzione, in particolare per l'ufficio scolastico regionale. Che vuol dire assunzione poi del personale? Cosa c'è? No, è semplicemente non hanno chiesto il personale, hanno chiesto l'ufficio scolastico regionale, che è quello che in qualche modo serve come strumento per formare le classi, per organizzare l'avvio. Programma scolastico? No, i programmi scolastici. Capitolo è immenso. È immenso, certo. Per questo dico che la semplificazione, come dire, poi rischia di portarci a sbattere. Però sa cosa risponde Zaia tutte le volte quando gli facciamo anche questa osservazione? Che è una trattativa, e quindi è chiaro che uno parte chiedendo il più possibile e poi casomai infatti, si arriva a quello che dite voi, le 7, 8 oppure... Ma infatti, poi io penso che si parte da 7, 8, si chiude un primo negoziato e si approva la legge. Poi se ne ha, è un processo permanente, è una negoziazione che non si esaurisce, è un rapporto di collaborazione Stato-Regioni che porta al trasferimento di competenze alle regioni. Fra le altre cose devo dire che per esempio le competenze richieste dalle tre regioni, tutte e tre, Emilia, Lombardia e Veneto, in materia di sanità, prima del Covid, guardavano per la necessità di fare delle scuole di specializzazione, di specializzazione per i dirigenti medici. All'epoca c'erano grossi problemi, perché ovviamente il problema era principalmente di natura finanziaria, che andavano finanziate da parte dello Stato. La cosa interessante, per questo dico che va cambiata l'impostazione mentale, è che dentro al Covid si è resi conto dell'utilità e della necessità di tutte le regioni di possedere quella competenza. E tanto è vero che è stata trasferita. E cosa implica quella competenza? Allora, mica la possibilità di assumere. Implica che, sono stati finanziati le scuole di specializzazione in tutta Italia, aumentando il numero in modo tale da poter garantire la formazione di dirigenti medici da immettere nel sistema. Era un problema che c'era anche prima. Non si riusciva a sbloccarlo. Le tre regioni hanno chiesto come se fosse autonomia differenziata, ma quello non è un processo di differenziazione, paradossalmente, è un processo che serve all'intera Italia. Allora, cos'è che vedo anche interessante? Che questa cosa, la pipista in qualche misura delle regioni, come era già avvenuta anche negli anni 90 da parte della Regione Veneto, fa da apripista nei confronti anche di tutte le altre regioni per aumentare le competenze rispetto a quelle esercitate in questo momento dallo Stato. Lo fece negli anni 90 il Veneto. Quando si parlava di autonomia per tutti, no? Era autonomia per tutti e produsse i decreti Bassanini a fine degli anni 90, primi anni 2000, che aumentarono in modo considerevole le competenze delle regioni. Allora, per questo dico che ha rotto questo meccanismo che quando parla da noi, fra di noi, quando discutiamo nel Veneto, è una cosa, una cantilena ormai scontata, e viene letta però in altre parti come la secessione dei ricchi viesti. No? Allora, quella cosa là va in qualche modo smontata, accompagnata, quindi entrando nel merito, discutendo, in più, che è un tema rilevante, quello delle risorse finanziarie. E le risorse finanziarie è la modalità con cui le attribuisce, sta scritto in Costituzione, perché il capitolo importante ovviamente è quello finanziario. Dice che
se io per fare quella cosa lì devo avere tot soldi che invece di passarmi lo Stato me li tengo io. Esattamente, punto, no? Allora cosa quanto se otteniamo una funzione, sì. Quanto costa? Quanto spende in questo momento lo Stato per esercitare quella funzione? L'equivalente me lo deve trasferire e quindi diventa una non solo una competenza, ma anche sono dotato delle necessarie risorse finanziarie per poterlo fare io. Uno dice sì, però è squilibrato se te lo do ai valori attuali, la cosiddetta spesa storica, che storica non è perché ogni anno se uno guarda il bilancio dello Stato cambia tutti, certo. Cambia perché dipende dalla congiuntura economica, insomma, certo. Non è mai lo stesso identico valore, però insomma diciamo che si può chiamare spesa storica e prendiamo in esame, che ne so, l'ultimo triennio. Ma è una spesa equilibrata? No. Allora cosa si dice? Te lo do in una prima fase come spesa storica, cosiddetta spesa storica. Entro tre anni tu Stato, perché è una tua competenza, ti devi impegnare a tradurre questo valore in termini di fabbisogno standard. Quindi quanto è il costo vero della funzione che sarebbe necessario, come dire, che fosse accompagnato in termini finanziari. Ho capito, no. Magari quella del Veneto, io adesso dico la formazione, scegliamone una in modo che sia fisca da casa. Costa così in Veneto, ma in Calabria costa diversamente, in Sicilia costa diversamente? No. Allora si stabilisce il fabbisogno standard. Appunto, no, una volta che stabilito, vale per tutti. Però la vita ha un costo diverso e quindi anche di conseguenza tutto il resto. Sì, in Lombardia è già calcolata così, guardi. Anche per l'esperienza, insomma, diretta anche in commissione tecnica per i fabbisogni standard di province, regioni e comuni, di cui faccio parte. Ormai c'è una metodologia, una tecnica, l'algoritmo, ormai va tutto da algoritmo. Poi semplificando, per contare queste differenze. Serve per temperare le diverse, tutte le differenze, perché se uno abita in montagna ha dei costi diversi. Conclusione, si è in grado di fare una valutazione dei costi veri e dei fabbisogni, quindi quanti soldi ti spettano, con un livello di affinamento straordinario. È una questione ovviamente di volontà. Per i comuni questa cosa è stata fatta, per le province si sta completando, per le regioni ci sono ancora dei capitoli aperti, soprattutto in materia di trasporto pubblico, però questa è la strada e devo dire che il Veneto, se esce dall'angolo, almeno questo è il mio giudizio ovviamente, della battaglia come se fosse contro il resto del mondo, ma invece avvertisse su di sé, perché di fatto lo è, apri pista, cioè che segna e traccia un'indicazione e insieme se li porta dietro tutti. Sì, ma l'impressione invece è che poi si blocchi a Roma, almeno quello che ci viene raccontato e in parte poi confermato. Però io quello che le voglio dire, lei dice un'altra cosa che è fondamentale, anche se manca poco, perché già adesso un po' tutte le forze politiche cominceranno a fare campagna elettorale sul governo Draghi, però è un'occasione storica perché sono in tanti a rappresentare il governo, no? Cioè mai così tanti, almeno solo nell'ultimo periodo. E questo può essere un aiuto o no? E se è un aiuto, dovrebbe finalmente arrivare questa svolta dopo 4 anni e più? Allora, io penso che in questo momento ovviamente il governo ha altre priorità, certo. Perché dopo c'è sempre questo aspetto che va considerato, però per quello che posso dire il ministro Gelmini ha chiare le questioni sul tappeto, la necessità di trovare una mediazione che garantisca e costruisca il consenso necessario per andare in Parlamento, non soltanto fra le forze politiche, ma come ben possiamo immaginare, come dicevo prima, anche sul piano territoriale, perché le forze politiche sono uguali da nord a sud, però i deputati di una parte d'Italia rispetto a un'altra, ovviamente se li tocchi direttamente o indirettamente hanno un atteggiamento che si diversifica e comunque serve da freno. Io penso che in questo momento ci siano le condizioni. Vedo anche un atteggiamento molto positivo, pragmatico, e se si depotenzia a livello del conflitto, quando sento dire ma se non ci danno il residuo fiscale, noi non se ne parla nemmeno.
È con questa logica qua. Quanti giorni sono? Adesso non vedo. Ma voglio dire, andrà avanti per decenni, non se ne viene a capo. Perché appunto io, come dire, lo Stato ti darà diventa una tua compartecipazione all'entrata fiscale che corrisponde esattamente a ciò che serve per esercitare quella funzione in modo corretto. Quindi, nel tuo territorio. Quindi posso racchiudere in titoli la controproposta del PD. 7 materie, possono essere anche 8, possiamo dire anche quali? O è indifferente, No, perché ci sono alcune... Poi, residuo fiscale, Togliamolo dal terreno per una banale ragione, lo dico e così. E trattenere sul territorio il famoso gettito fiscale. Che appunto, perché questo? Guardate, c'è un principio fondamentale. La tassazione non è in capo ai territori, ma è in capo alle persone. Cioè, quindi come persona fisica, che abiti nel Veneto o che abiti in Calabria, il mio rapporto con il fisco è lo stesso. Così per le imprese. Quindi, le tasse non sono pagate dai territori. Sono pagati in modo uguale da tutti i cittadini che risiedono in questo paese. Il calcolo, sul piano di quanto contribuisce un territorio è legato a una molteplicità di fattori, ovviamente più sviluppate o meno sviluppate. Se noi depuriamo questo dato poi dall'evasione fiscale, che dopo ci porterebbe completamente fuori nelle valutazioni, se rimaniamo che è in capo ai cittadini, il tema del residuo fiscale non può entrare, perché squilibrerebbe completamente, diventeremo 20 repubbliche autonome. Posso semplificare ulteriormente? Sì, certo. Il Veneto magari abbassa le tasse rispetto agli altri, cosa intendi allora dire? C'è un problema perché noi parliamo di autonomia differenziata e il primo dato che vedo dentro il ragionamento un po' più complesso, però la differenziazione fra regioni, al di là dell'aspetto formale che sono tutte uguali, hanno tutte le stesse competenze, però la differenziazione c'è già, siamo già, perché diverso, cioè, il modo di diverso è il modo di funzionare di alcune regioni, la nostra, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana, diciamo che c'è un problema di funzionamento in molte regioni del sud. Ora, il problema è di come, perché dopo rispondono anche alle inefficienze delle stesse regioni del sud, perché dopo c'è questo problema. Se va fatto un ragionamento, io penso, almeno questa è la mia lettura, che andrebbero su alcune funzioni laddove c'è un'inefficienza, qual è l'effetto che si produce? Non soltanto in termini di maggiore costo, ma il paradosso è che i cittadini di quelle regioni, facciamo l'esempio della Calabria, per dire che è quella un po' più messa male, per esempio sotto profilo sanitario, i cittadini di quelle regioni non hanno garantiti i diritti civili e sociali, perché pur costando, avendo una spesa per la sanità è uguale in termini pro capite. Questo è già così, però. È già pro capite uguale per tutti. No? Qual è l'effetto, però? Che in Calabria la sanità non ce l'hanno. Allora, io che sono uno Stato, io devo garantire a quei cittadini allo stesso costo che mi costa nelle regioni del nord. Se riesco a fare questo, vuol dire che abbasso anche i costi. Abbasso i costi e a quel punto, questo è il grande obiettivo, se riesco ad abbattere i costi e quindi a far funzionare quella parte di paese che non funziona, questo è un grande compito secondo me per il Veneto, riesco ad abbassare le tasse, la pressione fiscale che serve per mantenere un equilibrio. Quindi non è più solo l'evasione fiscale, ma il funzionamento corretto di quello che c'è. Garantisco in questo modo anche i diritti degli altri. Quindi quali sono le 7 materie possibili che dice propone il PD? Abbiamo parlato di commercio con l'estero, di internazionalizzazione delle imprese, di rapporto fra la formazione e gli ITS, perché abbiamo un problema rilevante nella nostra regione di personale qualificato. Funzioni all'interno delle materie, certo. Non la materia in toto. Perché anche qua, sarebbe troppo lungo, ma poi ci dobbiamo tornare. Rischia il tecnicismo. Sì. Discutendone
devo dire, per giorni, settimane intere, su ogni singola competenza richiesta con i singoli ministeri, si aprono universi, letteralmente. Che allora, dire la materia, che ne so, i trasporti, non vuol dire assolutamente nulla. Quindi troppo grande che rischia di non essere allora, affrontato concretamente. Va, come dire, costruito pezzo chiaro. Dopo pezzo. Ricordiamo, mi fa ricordare questo. Prego, eccolo qua. L'odissea dell'ospedale nuovo di Padova, e io Rossi ne sa qualcosa, diciamo, avendo avuto ruoli amministrativi di rilievo, risico degli interessi e la subalternità della politica. Prossima volta ne parliamo. A chi accusa? A chi accusa? No, io penso che insomma, nel 2013 con Zaia e con il rettore Giuseppe Zaccaria dell'Università di Padova sottoscrivemmo l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova. Ricordo che Zaia disse in quell'occasione, alla fine della conferenza stampa che abbiamo fatto, nel 2015 partiamo. Siamo nel 2022. Diciamo che c'è stato un cambio di rotta con l'amministrazione Bitonci e Zaia, per non scontentare il suo compagno di partito, per forza di cose. Se si fosse andate avanti con la vostra linea, qualcosa, lei tra dice. L'altro c'era un problema di equilibrio urbanistico, quindi di assetto della città che quella proposta metteva in campo. Questa è un po' né capra né cavoli ed è un po' la critica, ma insomma è solo per mettere nero su bianco quello che è un successo, domani... le dice. Padova University Press, Ivo Rossi, l'odissea dell'ospedale nuovo in Padova. Grazie davvero per essere stato con noi e buon abbiamo lavoro. Abbiamo già finito? Sì, torna, poi ne parliamo di autonomia, hai visto quanti giorni ancora tanto che si attende. Grazie davvero a Ivo Rossi, grazie a voi per averci seguito, buona serata da Ring.